Scena madre non c'è, però un leitmotiv è quello dello spazio della droga all'interno di Ratti Morti, quello molto divertente. La fine, quando gli scrive, gli dice il libro su che cosa? About what, secondo me quella lì è la scena. Quale delle tante? Sono tantissime. Ti giuro, sono troppe. Sono troppe. La madre di questo film probabilmente non saprei. La scena per cui ho più riso è quando era il colloquio con il produttore musicale. Beh, il finale è bellissimo, quando parla col cerbiatto è bellissimo. È un cerbiatto? È un cerbiatto. Era un dino forse. Dino. La scena in cui il poliziotto nero sta nella vasca. Vabbè, quella di lei in pelliccia col bambino che va a scambiare la rivista e lui con l'auricolare. Quando mette la gancia nei topi, bellissimo. Nei pesci. No, nei topi. Ah sì, nei pesci. Nei pesci. Anche il monologo sull'inferno. Beh, quando vanno da un produttore discografico e ci sono un poliziotto nero con uno strano bulbo sopra l'occhio e un mezzo morto vicino, e il produttore pensano che loro, che sia tutta una trovata pubblicitaria, invece loro sono veramente così. Quando tratta male il bambino. Secondo me è bellissimo quando viene criticata una ragazza in sedia a rotelle il modo in cui lei sta camminando, è geniale. Beh, lui vi ha già detto della scena del produttore discografico. Non lo so, a lui non è piaciuto. No, assolutamente no. Ma quella dei topi, quando aprono i topi in generale. A me piacevano le scene della sirena, che vedeva la mano da sopra, si dà la sirena e la strada sfocata. Sì, poi il topo con lo scotch. Vabbè, il poliziotto che uccide il vicino per sbaglio. Il cervo finale. Beh, una scena molto bella in effetti è quella in cui passa un tizio col cane e chi ha visto il film precedente si accorge che è il protagonista dell'altro film, che ha già vissuto un sacco di casini e quindi se ne va fregandosene del morto nella macchina. Scena madre di questo film? Non c'è. Dall'inizio alla fine, via. Non c'è. Ok.